Inaugurata la 16ª edizione del Presepe Antesuc. Sì, iniziata la 16ª edizione del Presepe Antesuc. 16 anni sono tanti, quando abbiamo iniziato 16 anni fa non avremmo mai pensato di arrivare a questo punto. Comunque ci siamo. Cambia molto, nel senso che non esponiamo nel Salone dell'Oratorio, bensì nel Salone del Municipio, una scelta tecnica contingente che probabilmente potrebbe rivelarsi anche una scelta poi strategica per il futuro, ma questo lo capiremo poi nei prossimi giorni, anzi nei prossimi mesi. Il posto è bello, poi abbiamo anche qua vicino un parco che non è male, solo che in inverno è difficile goderne della bellezza. Certo, sono tantissimi anche quest'anno i presepi presenti esposti. Sì, 20 presepi, tenendo conto che il Covid rallenta tutte le cose, averne 20 è un bel numero. Li ho guardati con calma, tutti i presepi di buona fattura, ed è quello che speriamo, insomma, che il tempo faccia crescere gli artisti e di conseguenza avere presepi anche proprio veramente belli, non solo partecipativi ma proprio da artista. Progettando come dividere, sto pensando però. Aspetta un secondo. Del Giffoni chi parla? Io. Allora finisco con la domanda. Sì, parla tu, così. Ok, vado. Quest'anno niente concorsi? No, quest'anno no, non abbiamo fatto il concorso per un motivo molto semplice. Fare il concorso voleva dire distribuire le schede, le matite, sanificare. Già è tutto più difficile, abbiamo preferito fare un'esposizione normale di presepi. Contiamo di rifarlo il prossimo anno, anche perché abbiamo notato che dà un senso più di partecipazione. Poi magari le solite domande, ma perché non se ne possono votare tre, invece solo due? Però è bello, ecco, sentire anche un po' il piacere, un po' di pancia. Poi dopo a volte facciamo anche il concorso della giuria tecnica per vedere dov'è la differenza quando il presepe è decisamente un presepe in tessuto che quando è una libera interpretazione. Niente concorsi quest'anno. Motivo d'orgoglio per l'associazione Presepe in tessuto andare al Giffoni. È un motivo di orgoglio perché è nata questa bellissima collaborazione che però parte da ben più lontano, dal 2011, quando siamo stati cercati dalla Proloco di Giffoni Vallepiana in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Loro avevano dedicato una sezione alle tre regioni che hanno ospitato la capitale d'Italia, quindi c'erano Piemonte, Toscana e Lazio, e siamo stati cercati per rappresentare il Piemonte. Quindi stiamo parlando del 2011, questa collaborazione è andata avanti nel tempo e quest'anno si è decisamente consolidata con l'associazione I Presepi in Tissuc, che è andata giù con una delegazione, c'eravamo io come segretario e Piero Carrera come presidente, e insieme a noi l'amministrazione comunale rappresentata dal consigliere Mattia Baudino, che ci ha accompagnato davvero in un viaggio che è stato molto piacevole. È stata un'accoglienza magnifica, siamo stati accolti dal presidente della Proloco di Giffoni, Claudio Mancino, dal sindaco Antonio Giuliano, che è stato molto contento di incontrarci. Insomma, vediamo adesso che cosa succederà, che collaborazione nascerà. Siamo stati anche orgogliosi e contenti di aver visitato tutta la sede del Giffoni Film Festival, ci ha accolto il direttore Claudio Gubitosi, e quindi è stata una bellissima esperienza. In conclusione ricordiamo l'esposizione qui a Coceglio, fino a quando si può visitare, in che giorni e in che orari? Allora, siamo aperti la domenica dalle 14.30 alle 18, quindi la domenica 19 e 26 dicembre, poi domenica 2 gennaio e infine il giorno dell'Epifania il 6 di gennaio. Ne approfitto anche per ricordare che abbiamo un presepe esposto a Roma in Vaticano, alla mostra 100 presepi in Vaticano, e altri due invece sono esposti a Tolmezzo, uno al cinema di Tolmezzo e l'altro nel comune della città.